io vorrei ricordare a noi presenti, a me stesso, quanto l'idea di scienza sia una parte fondamentale della modernità. Dico fondamentale non tanto per i conseguimenti pratici che ha permesso, ma perché è un ideale. L'ideale scientifico è l'ideale di un sapere che non si certifica col dogma, è un sapere fondato su osservazione e ragionamento. E non è mica sempre stato così. Non abbiamo sempre inteso, né tuttora intendiamo sempre come sapere vero quello fatto così. Aggiungo che è un sapere votato intimamente all'autocritica, perché non è previsto che il sapere scientifico sia mai concluso. Poi in genere si parla dei scienziati come gli esperti e si pretende che sappiano qualcosa di certo, ma lo scienziato risponde sempre che questa è una vostra proiezione. La scienza è esattamente capacità di rimettere sempre in discussione ogni risultato acquisito, altrimenti non è più scienza. Ora, a me sembra, come era la pubblicità, toglietemi tutto tranne il mio, non so che orologio era, ecco, direi toglieteci tutto ma non questo ideale. Perché lo dico? Perché è l'ideale di un sapere di cui sento un valore etico fortissimo. A questo non vorrei rinunciare, e oggi più che mai. Finisco con un discorsetto quasi politico. Nell'ultimo numero del Mulino c'era un bel saggio di Franco Rositi, che è un intelligente sociologo, che diceva: ma avete visto come nel discorso pubblico oggi sia tollerata la menzogna? Tollerata, cioè a volte si becca qualcuno che ha detto una palla, ma il giorno dopo, se anche la si scopre, lui va avanti tranquillo e nessuno pensa che avere detto una menzogna lo squalifichi. C'è, dice Rositi, una tolleranza della menzogna straordinaria nella nostra sfera pubblica. Bene, il discorso scientifico è un discorso che non tollera la menzogna. Naturale che qualcuno può ingannare, ma se si scopre perde la faccia. Cioè non vale, non c'è alcuna tolleranza della menzogna. Ripeto, empiricamente può succedere, ma per principio la tolleranza è zero. Il che fa il discorso scientifico anche diverso non solo dal discorso menzognero che può essere nella sfera pubblica, ma dal discorso seduttivo, che se ci pensate oggi è il discorso dominante. Il discorso seduttivo è il discorso pubblicitario, dentro a cui non vale differenza tra vero e falso. La seduzione, che dice amami, non propone affermazioni di cui si possa dire è vera o falsa. Quando il discorso diffuso, e in particolare quello politico, diventano fatti così, non si è invitati a ragionare su verità o falsità, o gradi di verità quantomeno, delle affermazioni. Questo è una delle derive più importanti, secondo me, nel discorso pubblico oggi. Più è pubblicitario, cioè seduttivo, meno ci abitua a valutare vero e falso. Bene, le aule universitarie, i laboratori scientifici, le riviste della scienza sono il contrario. Anche per questo, io credo, un governo come quello italiano oggi ce l'ha a morte con l'università. Perché questo è un posto dove non si fa quel tipo di discorsi. Qui si impara a discutere se una frase è più o meno vera di un'altra, che non è affatto facile, c'è un sacco di criteri complicati per deciderlo, però questo è quello che a noi importa, ed è l'idea moderna di scienza. Beh, tra il vento, il microfono e la musica non so cosa sia arrivato. In ogni caso, importante parlare di tecnica, specialmente per i sociologi, ma penso anche per altri, importante a mio avviso tenere fermo all'ideale della scienza. Detto ciò, dei problemi che si possono sollevare ce n'è tantissimi, e allora finisco facendo un complimento a Giuseppina e a Giapp, perché ripeto, questo libro ci voleva, è stato fatto con grande cura, passione, attenzione, ed è uno strumento utile.